Buongiorno a tutti. Mi rivolgo agli 11 milioni di cittadini che hanno votato nel 2018 il Movimento 5 Stelle, agli iscritti, agli attivisti, ai portavoce municipali, comunali, regionali, parlamentari, europarlamentari e alla foresta civica che è cresciuta in questi 11 anni di movimento. E in 15 anni di impegno civile per chiedere unità e chiarezza, una nuova direzione importante nel Movimento 5 Stelle. Abbiamo tra il 22, il 23 e il 25 ottobre le assemblee territoriali, regionali, provinciali, un momento straordinario per decidere il futuro del Movimento 5 Stelle, il nostro futuro, il futuro del nostro paese, rendere più forte il nostro paese, più democratico e una ramificazione dell'impegno civile più capillare, con il nostro sacrificio e il nostro sforzo, quello che stiamo facendo già da tempo e deve essere una porta aperta a chiunque voglia impegnarsi in una forza politica libera ed aperta. Se passa questa occasione degli Stati Generali, per il Movimento 5 Stelle non avremo nei prossimi anni un altro modo per fare una svolta, per rinnovare, per rinfrescare un movimento che è abituato a navigare sui cambiamenti. Noi li abbiamo anticipati e li dobbiamo anticipare anche adesso. Dobbiamo correggere la rotta per chi nel nostro movimento è stato dimenticato alla periferia del sistema, per gli alberi giovani della nostra foresta civica. Chi vi parla, come tanti di voi, lavora a testa bassa, giorno e notte, porta i risultati ai cittadini nel silenzio dei media. Chi vi parla, come tanti di voi, non ha il tempo di fare le critiche da palcoscenico o da bar o il leone da tastiera tutto il giorno, perché il suo tempo lo spende a costruire, a risolvere problemi senza cavalcare, palcoscenici. Palcoscenici. Sappiamo tutti che la soluzione in questo momento è rovesciare la piramide con un'organizzazione capillare, democratica, che parta dai singoli comuni e si ramifichi nelle province, nelle regioni, per poi andare ad essere sintetizzato dai portavoce nazionali. La democrazia è un valore, bisogna scegliere di rimettere il potere nelle mani dei cittadini con un'organizzazione democratica e capillare del Movimento 5 Stelle ed è un valore far evolvere il Movimento 5 Stelle in questa direzione. La foresta deve crescere in ogni valle, la foresta della democrazia, su ogni collina, su ogni palazzo, in ogni pozzanghera. È così che il cittadino riesce ad incidere nella propria vita, quella del proprio quartiere, quella del proprio comune. Siamo riusciti ad incidere, pensate, quando avevamo solo un blog alle spalle, scritto da Beppe Grillo, ed è stato il momento della semina quella. Figuriamoci ora che possiamo avere un'organizzazione, possiamo tagliarci i nostri stipendi da parlamentari, europarlamentari, regionali, come stiamo facendo da anni, e sostenere chi è più debole sui territori, l'attivista, il portavoce comunale, il portavoce municipale, i gruppi locali. Io sono stato definito gandiano per la cifra, da questo dalla stampa nazionale ogni tanto sbaglia e ci fa dei complimenti, per la cifra enorme che ho tagliato al mio stipendio. Sarei ben lieto di dare una parte di quella cifra ai cittadini che si impegnano nei progetti politici per la loro comunità. Ora che siamo una forza politica di governo del paese, sempre più cittadini devono essere più liberi e più forti, devono avere uno scudo da parte nostra per potersi attivare sul territorio. Questo è quello che voglio proporre agli Stati Generali ed è quello che vogliamo proporre noi sottoscrittori, parlamentari, portavoce in Parlamento e tanti iscritti che hanno sottoscritto la proposta di parole guerriere. Quindi leggete la proposta di parole guerriere, sottoscrivetela e sostenetela anche agli Stati Generali. C'è chi
E questo mi dispiace, sta agitando spauracchi contro la proposta di Parole Guerriere, raccontando che vogliamo fare a meno del voto online o che sosteniamo la deroga al secondo mandato. Sono tutti spauracchi e balle, raccontate da chi non vuole un movimento capillare e che si determini autodemocraticamente sui territori, a partire dai singoli comuni e che affianca ad una portavoce e che a fianco, diciamo, ad una piattaforma digitale unisca le assemblee fisiche di portavoci attivisti che possono prendere decisioni alle votazioni su assemblee digitali. Perché c'è in fondo qualcuno che vuole mantenere il potere tutto a Roma, oppure tutto a Milano, oppure c'è chi si vuole semplicemente sostituire a quel potere, inventandosi agende per il 2030 che stiamo in realtà già realizzando in questa legislatura. E che vengono e queste le cose che stiamo realizzando in questa legislatura, purtroppo vengono oscurate anche dalle critiche interne, ingenerose, che fanno il gioco dei grossi poteri e della destra più pericolosa della storia. Quella destra che se fosse al governo oggi avrebbe portato il paese agli stessi contagi gravissimi del virus del Covid-19 di quegli stati che hanno leader negazionisti. Parole Guerriere ha deciso di non scendere in campo tra chi si divide tra le alleanze strutturali e non strutturali, perché sono temi che rischiano di diventare un'arma di distrazione di massa contro la vera esigenza del Movimento 5 Stelle, che è quella di autodeterminarsi democraticamente, radicarsi e rafforzare i territori. Non con evanescenti funzioni online, ma con sedi e persone fisiche che siano di riferimento per i comuni, province e regioni. Parole Guerriere non propone facce, ma un metodo democratico e una struttura territoriale capillare. Parole Guerriere lavora sull'empowerment, cioè ridare potere, libertà e autonomia al cittadino, custode del bene della propria comunità. Parole Guerriere vuole rinnovare l'entusiasmo e liberarci dallo schema del padre severo o del padre premuroso che cala dall'alto la sua agenda politica e poi tutti come tifosi a seguire il nuovo messia, perché dentro di noi riconosciamo i nostri fondatori, ma sappiamo che per poter evolvere in una nuova forma, forma migliore come la storia dell'evoluzione umana insegna, dobbiamo per forza sostituire a sistemi di scatole cinesi, tecnocrazia, una collaborazione tra presenza fisica, assemblee territoriali e telematica, piattaforma digitale, fisica di assemblee locali permanenti e telematica per votazioni online scelte dalla base, la base del Movimento 5 Stelle che deve governare la piattaforma digitale di democrazia diretta di cui ci dotiamo. Qualcuno può considerare un errore aprire il dibattito pubblico su questi temi, può viverlo come disagio, ma se lo facciamo, se lo faccio, è perché voglio bene al Movimento 5 Stelle, è perché il mio e quello di altri è un atto di generosità che vuole bene a questo paese e vuole consegnare al futuro una forza politica democratica, capillare, resiliente, che resiste sul territorio, che rende questa grande foresta civica forte, che innaffi questi semi piantati 15 anni fa e continui a liberare e ad aiutare i cittadini. Allora, uniamoci. Io non voglio uomini soli al comando, voglio che ognuno diventi una quercia per la propria famiglia, per il proprio quartiere, per il proprio comune e voglio consegnare ai miei figli un mondo con maggiori opportunità di quello che abbiamo ereditato, un mondo con meno ferite, con più entusiasmo nell'aiutare gli altri. Io ci sono, quindi contate su di me, su questo progetto. E decidete voi che cosa fare. Leggete, sottoscrivete, sostenete agli stati generali la proposta di Parole Guerriere, perché così c'è la possibilità di sostenere te stesso e la tua comunità. Più democrazia e meno padroni. Grazie e forza, impegniamoci anche nel cambiamento, nel Movimento 5 Stelle.